Ciao a tutti ragazzi, oggi sono qui per ringraziarvi di questo bellissimo traguardo dei 15.000 iscritti. Quindi ora andrò a rispondere ad alcune vostre domande e curiosità. Valentina Fatti mi chiede, mi saluti? Qual sarebbe il tuo secondo sogno oltre al calciatore? Ciao Valentina, non ho ancora sogni oltre al calciatore. Top Secret NX mi chiede, hai mai preso più di un cartellino rosso? Sei figlio unico? Non ho mai preso un cartellino rosso e ho due fratelli. Attivo che fai video, Francesco che non fa niente. Diz Lawrence chiede, cosa mi consigli per migliorare la tecnica a calcio, tra parentesi? Slalom, scaletti e palleggi contro il muro. Stel, punto esclamativo. Stel, ha scritto, ad inizio anno hai avuto delle difficoltà sul campo, intendo. Grande Fabio. Grazie, ho avuto qualche difficoltà, ma non entro nello specifico. Sonny Scarso mi chiede, hai mai rischiato di morire? Da piccolo stavo tagliando il filo della macchinetta per i capelli e sono caduto da quello scivolo e mi sono rotto il braccio. Però sono ancora vivo. Sicchio con le K mi chiede, Fabio, come ti è andata la passione per il calcio? Sei in grande, in futuro sono sicuro che faremo questa strada. Grazie. E la passione per il calcio mi è nata guardando mio fratello giocare. Joker2410 mi chiede, come ti descriveresti nel calcio con tre aggettivi? Dico fortissimo. Non voglio rispondere perché sembra che mi do dell'aria. Asciata mi chiede, Fabio, hai mai pensato di poter diventare professionista? Gli ultimi provini come sono andati? Un abbraccio, salutami per favore, mi chiamo Satta. Ciao Satta, un saluto. Spero sempre di poter diventare professionista anche se gli ultimi provini non sono andati molto bene. Roberto Disco mi chiede, hai sentito molto la differenza passando dal provinciale al regionale? Quanto siete in classifica? Sì, c'è stata molta differenza passando dal provinciale al regionale e in classifica siamo arrivati nelle zone basse. Renato Preci mi chiede, visto che rispondi con un video, mi potresti far vedere il gol più bello che hai fatto? Mi saluti? Sei un grande. Grazie. Il gol più bello per me è questo. Quanto giochi con l'Etrusca? Gioco nell'Etrusca da 3 anni. Pasquale Cagliazzo mi chiede, Fabio, dopo i 18 anni continuerai la tua passione di fare il calciatore? Spero, credo di sì. Faride Spaziani, dove gli hai presi gli scarpini dell'Adidas e quanto li hai pagati? Grande mobber, continuo così. Grazie, e sul sito dell'Adidas li ho pagati 150 euro. Berlina. Bunker, i tuoi compagni di squadra ti hanno mai sminuito perché eri più basso di loro? No, dei bravissimi compagni che non mi hanno mai discriminato. Nicolas Bondi mi dice, potresti farti i capelli biondi e poi potresti dabbare in partita ad un eventuale gol. Ti prego, sono un tuo fan da quando hai 3.450 iscritti. Grazie Nicolas, un abbraccio. Non mi faccio i capelli biondi e non dabbo. Si dice dabbo. Name27 mi chiede, qual è il tuo record di gol in una stagione? E quello di gol in una partita? Il mio record di gol in una stagione nel campo 11 è stato di 67. In una partita il mio massimo è stato di 6 gol. Luca Crew mi chiede, per entrare nella tua squadra attuale, ovvero l'Etrusca, hai fatto un provino? No, si paga una quota annuale. Munir Majul mi chiede, perché quando vai a fare una partita non parli mai nel video? Perché cerco di concentrarmi. Mirko Fracavalieri mi chiede, che squadra ti piace non italiana? Il Barcellona. Minato Namikaze mi chiede, faresti delle challenge sul campo da calcio? Potrei farlo in futuro. Maurizio Roma mi chiede, cosa farai a fine anno? Cambiare squadra? Per ora sto bene all'Etrusca, poi si vedrà. Matteo Scacchi, a scuola superiore frequenti? Al liceo scientifico con scienze applicate. Marti Boni mi chiede, nella vostra squadra c'è un rapporto legato solo al calcio oppure siete amici anche nella vita di tutti i giorni? Forza Etrusca. Tra alcuni ragazzi c'è un rapporto sia in campo che fuori, mentre io li frequento solo giocando a calcio. Marco Citrolo, i tuoi genitori ti aiutano nel tuo sogno del calcio? Ti sostengono? Sì, i miei genitori e soprattutto mio fratello mi sostengono sempre. Marco 993 mi dice, io ti vedo triste durante le partite, tutti esultano e tu sei lì da solo, potrei sapere perché. Grande Fabio, bomber unico. Grazie Marco, a volte sto un po' da solo perché sono un po' chiuso caratterialmente. Quanti soldi prendi se li prendi? Per ora non li prendo. L'Arex mi chiede, tu mi bestemmi? No, io sono un bravo ragazzo. Clyde Custai mi chiede, qual è la scuola che frequenti? Salutami col nome di Clyde. Ciao Clyde, spero si pronunci così. La scuola che frequento già ho risposto prima. Clyde, ancora. Clyde Vito mi chiede, hai mai giocato con il Biassono? Mi potresti salutare? Mi chiamo Clement. Ciao Clement, non ho mai giocato contro il Biassono. Karim 15006 mi chiede, vorresti diventare un giocatore di Serie A da grande? Sei già a buon punto, mi saluti, continua così. Grazie, certo che vorrei diventare un giocatore di Serie A. Un saluto. Ivanon 06, Fabio, ti sei mai infortunato? No, niente di grave. Lonico 99, hai un fratello? Che cosa ti ha spinto a creare il tuo canale? I tuoi genitori? Ho due fratelli e il canale l'ha creato mio fratello maggiore Anthony.
Questa domanda non vale più. I due tubisti, secondo te la Juve riuscirà a fare le triplette quest'anno? Ciao, ti osservo in ogni partita perché spero che fra qualche anno sarò come te. Grazie, e la Juve non riuscirà a fare le triplette. Juanito Valdez mi chiede: perché sei andato a giocare all'Etrusca? Che squadra tifi? E secondo te chi è il giocatore più forte della tua squadra? Sono andato a giocare all'Etrusca perché ho fatto la fusione con la Portuense in cui giocavo. Tifo Napoli e non saprei scegliere il giocatore più forte della mia squadra perché è un gruppo con tanti giocatori bravi. Picco 2 mi chiede: hai mai pensato di andare via dall'Etrusca? Grande Fabio. Non ho mai pensato di andare via dall'Etrusca, ma lo farei solo in cambio di squadre professionistiche. Hazard mi chiede: che telefono hai? Ho l'LG Flex 2. Giuseppe Forte mi chiede: quando giochi ti senti sotto pressione? Se sì, perché? Mi saluti, sei davvero fortissimo. Grazie Giuseppe, dipende dalla partita, anche se cerco di gestire la pressione al meglio. Gabri Pada: per liceo alle medie, faccio il primo anno di liceo. Gabriele Boldi: come fai a non aver paura quando sbagli sapendo che hai la fotocamera che ti stai riprendendo? Ci sono abituato. Francesco Migliore mi scrive: riesci ad eseguire 3 giri del mondo di seguito? Francesco Mazzeo mi chiede: sei mai stato preso in giro per il tuo canale? Qualche volta sì, ma non ci faccio caso. Francesco Chinni: quanti anni hai e da quanto giochi a calcio? Ho 15 anni quest'anno e gioco a calcio da quando ne ho 7. Francesco Bellardinelli mi chiede: Fabio, il tuo sogno qual è? Se puoi salutarmi, grazie. Il mio sogno è diventare calciatore. Ciao Francesco. Federei mi chiede: quante ore al giorno ti alleni? In estate gioco praticamente tutto il giorno, mentre in inverno faccio 3 o 4 allenamenti più la partita la domenica. Fededetto mi chiede: cosa ti piacerebbe fare in futuro? Continuare a puntare sul calcio o scegliere una diversa strada? Ciao Fabio, sei forte. Grazie, proverei a puntare sul calcio. Elia Jack mi chiede: hanno mai chiamato Panzetta in qualche squadra? Non è una domanda da fare a me. Qual è il vero ruolo in cui preferisci giocare? Quale ritieni essere la tua migliore caratteristica in campo? Ciao Fabio, in bocca al lupo. Il ruolo in cui preferisco giocare è seconda punta e la caratteristica migliore per me è la tecnica. Daniel Lupetti mi chiede: perché non sorridi mai nei video? Non c'è una risposta buona, non mi viene da sorridere. Non mi piace fare le risposte così. Namis 15 mi dice: hai altre passioni oltre al calcio? Continua così, sei il mio idolo. No, mi anima. Cristian Raglio mi chiede: in che squadra hai sempre sognato di giocare? Nel Napoli. Cristian Paolini mi dice: che emozioni provi quando segni un gol? Felicità. Christmas mi chiede: quale partita che hai giocato ti ha dato più emozione e gioia? Grande Fabio, speriamo presto di vederti in Serie A. Grazie Christian. La partita che mi ha dato più emozione o contro la SPAL di 2 anni fa o quest'anno a Coverciano. Direi con la Coverciano. Chiara Veneroni mi dice: ho visto sul tuo canale che hai fatto vari provini. Alcune volte sei stato lasciato in disparte per la tua altezza. Ti hanno mai giudicato per questo? Se sì, com'hai reagito? Continua così, sei un grande. Probabilmente sì, ma non mi importa. Sì. Non è una domanda. Questa Carmela mi chiede: perché sei così stupendo? Perché uno sotto l'anno doveva venire bello. Ayub El Bedrai mi chiede: più avanti, se farai 100-200 mila iscritti, smetteresti di giocare a calcio per YouTube? Non smetterei di giocare a calcio perché se facessi tanti iscritti sarebbe per merito del calcio. Aimane Gafouri: sei troppo forte, mi saluti, me e Filippo Lazzarini. Ciao Aimane e Filippo Lazzarini. Axel mi chiede: piacerebbe giocare nella Juve? E che squadra tifi? Tipo Napoli, però mi farebbe piacere giocare nella Juve. Fatality. Così poi pensano che sono un traditore. Però se sono prima nel Napoli non vado nella Juve. Quello che mi interessa è arrivare in Serie A. Andrea Ricciotti: ciao Fabio, per te cosa vuol dire giocare a calcio? Divertirmi. Andrea Monno: hai mai pensato di lasciare il calcio? Sei un grande. Grazie, non ho mai pensato di lasciare il calcio. Andre3S789: cosa deve fare un attaccante nel senso di movimenti eccetera? Non dare il punto di riferimento e fare contromovimenti. Alessio Scortichini mi scrive: a che te hai cominciato a praticare calcio? Ciao Fabio, sei un grande. Grazie, a 7 anni. Ma perché ci sono domande sentimentali? Alessandro Buscema mi chiede: sei fidanzato? No. Agoforti 016 Clash Royale Rita: sei felice di aver scelto Etrusca e calcio? Sì, sono felice. Che scuola tifi? Mi saluti per favore, ti adoro. Ciao Ricross, tifo Napoli. Lorenzo Mantovani mi chiede: qual è il tuo giocatore preferito? Cerchi di imitarlo quando giochi in campionato? Il mio giocatore preferito è Messi, non ci penso quando gioco, però mi piacerebbe imitarlo. Francesco Gobert scrive: secondo te chi è il giocatore con più talento che ha giocato o gioca ancora in Serie A? Complimenti per il talento e l'impegno che dimostri sempre in partita. Ciao campione. Grazie, il giocatore che ha giocato in Serie A con più talento per me è Maradona. Alessandro Anima Mia mi chiede: qual è il tuo idolo? Messi o Ronaldo? Mi saluti. Messi. Ciao Alessandro. Sandro. Vincenzo Lagana chiede: Fabio, che squadra tifi? Da quanto la tifi? Ti puoi salutare, sei un grande. Ciao, grazie Vincenzo, tifo Napoli da sempre. Giusto Marco mi scrive: che squadra tifi? Che secondo te è il più forte? Mi piacerebbe molto giocare con la tua squadra dato che siete molto bravi. Potresti salutare con il nome di Marco Natangelo, sei un grande. Grazie Marco, un saluto. Le altre domande ho già risposto.
Bruno Natale mi chiede: Fabio, che squadra tifi? Sei un grande, soprattutto a calcio, mi piacerebbe se mi salutassi. Ciao Bruno, tifo Napoli. Grazie a tutti e spero che il traguardo dei 15.000 sia solo un punto di partenza. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, condividetelo e iscrivetevi al canale. Un saluto e ci si vede sul campo.